generale, ringrazio tutti i partecipanti per questa opportunità perché voglio trattare appunto questo argomento che è stato citato questa mattina varie volte, che è appunto questo nuovo dominio, il quinto dominio che si aggiunge al quarto dello spazio, che è questo della cyber. Perché è così importante? Lo vedremo. Perché sta generando dei nuovi requisiti per i sistemi di difesa di qualsiasi tipo, sia sistemi radar, sia sistemi piattaforme avioniche, navali, comandi e controlli, e quindi nuovi requisiti, ahimè, argomento della giornata, può portare nuovi costi. E invece vediamo che sì, in effetti per rispettare e risolvere questi nuovi requisiti c'è bisogno di fare qualcosa, ma si può evitare di spendere troppo. Allora, come primo passo, due slide di introduzione, perché è così importante questa minaccia e perché è nata questa minaccia. Allora, noi viviamo in un mondo adesso dove i nostri dispositivi elettronici, anche i più semplici, ma comunque il nostro telefonino, il nostro computer, la nostra telecamera, il lettore DVD o anche la lavatrice, quando la accendiamo probabilmente si connette a qualcosa anche fuori, anche senza la nostra esplicita autorizzazione alcune volte, o meglio, autorizzazione nascosta. E quindi cosa può accadere? Cosa può accadere? È accaduto che tre mondi che precedentemente erano indipendenti si sono praticamente integrati, non completamente, ma molto integrati. Avevamo il mondo dei computer, avevamo il mondo dell'IT che viveva la sua vita con hardware, computer e software. Poi avevamo un altro mondo che era quello dei dispositivi elettromeccanici che oggi però sono controllati da componenti programmabili che noi chiamiamo embedded device solo perché sono diversi dai tradizionali computer. E poi questo ulteriormente a questo si è sovrapposto il mondo delle telecomunicazioni. Quindi, per esempio, al centro ho messo un'automobile per dire che oggi un'automobile ha dei computer, ha degli embedded device, ha delle telecomunicazioni e spesso appunto anche lei fa delle cose senza il nostro consenso, si connette a dei, a delle, svolge delle funzioni senza che noi ce ne accorgiamo. Ma volendo estrapolare un comportamento, dico perché l'automobile sì e un fighter no? Perché anche sul fighter abbiamo computer, embedded device, dispositivi elettromeccanici e telecomunicazioni. E vediamo dove nasce il pericolo. Ah, questo è un esempio soltanto, l'abbiamo vissuto. Pochi mesi fa qualcuno ha detto che la CIA spiava alcuni dei suoi target, non andando direttamente sul target, ma utilizzando, diciamo, un perimetro di attacco differente, probabilmente sfruttava le telecamere e i microfoni dei televisori, opportunamente infettati e dei computer. Questo per dire cosa? Per dire che in un ambiente civile, per esempio questo, dove tutto è un po' interconnesso in qualche modo, se qualcuno volesse attaccare la mia automobile, non è detto che la cosa più conveniente è attaccare direttamente l'automobile, perché se io sono stato opportunamente attento, ho aggiornato tutti i software del mio computer, ho comprato un'automobile ad altissimi livelli di qualità e quindi è molto difficile entrare. Ma perché non attaccare un dispositivo che è fuori dal mio controllo, un router o un wifi a cui la mia automobile si può attaccare, si può connettere senza magari qualche volta la mia autorizzazione. Ma quello che è più grave, che spesso trascuriamo, è che si può arrivare alla mia automobile anche attraverso altre persone. Per esempio, i miei figli, se giocano con un telefonino e si connettono al wifi della mia automobile, potrebbero importare sulla mia automobile qualche codice malevole, ma non solo i miei figli, ma anche il meccanico che fa la manutenzione periodicamente. Io non ho controllo sul computer del meccanico che interviene sulla mia automobile.
Certo, io potrei chiedere e rivolgermi soltanto a meccanici certificati da qualche ente che mi garantisca che i suoi computer, che le sue strumentazioni siano assolutamente certificati. Ma l'esperienza ci ha mostrato la settimana scorsa, non so se l'avete vissuta con WannaCry, ma insomma tutto il mondo ha pianto con WannaCry. Ha dimostrato che nonostante le più grosse organizzazioni facciano uso di strumenti di sicurezza, questi malware, questi virus, queste metodologie di attacco possono trovare vie alternative per entrare. Quindi, se noi applichiamo questo in un ambiente della difesa, dove ormai abbiamo l'informatica, le reti di telecomunicazioni, componenti programmabili, cosa può accadere? Può accadere che se qualche avversario volesse attaccare le mie piattaforme aeronavali, non è detto che intervenga direttamente verso la piattaforma, ma potrebbe tentare di attaccare il comando e controllo, perché magari è più facile entrare. Potrebbe attaccare un dispositivo tattico di banale, di costo molto più basso, che utilizza il soldato digitalizzato e che sta a chilometri di distanza, ma che si collega ugualmente alla rete. O addirittura, di nuovo, il manutentore che arriva e sul quale io non ho piena visibilità della strumentazione che lui utilizza per connettersi nelle riparazioni e negli aggiornamenti. Quindi, se uno analizza un semplicissimo ciclo operativo di una banalità incredibile, quindi in mezzo agli esperti avrò tutte le critiche di questo mondo, però l'ho banalizzato soltanto per far vedere che c'è qualche ulteriore punto. Quando si parte con una missione, si prepara la missione, c'è un computer, io però lo controllo, ho aggiornato tutte le versioni software, ho messo gli antivirus, ho messo i firewall, ho addestrato il personale, sono sicuro che in quella base il rischio è abbattuto notevolmente. Poi svolgo la missione, rientro, rifaccio nuovamente un'analisi dei dati della missione e il ciclo della missione, diciamo, molto semplificato, è completato. Ahimè, però, io ho altri punti di potenziale attacco. Ecco che il perimetro, la superficie d'attacco, come viene chiamato in questo ambiente, si allarga perché, di nuovo, quando io passo dalla preparazione a bordo, devo fare uso di qualche strumento per aggiornare, per portare a bordo i dati di missione. E anche quando ritorno a terra devo fare uso di qualche altro strumento computer. Ma anche in volo io mi collego a qualche rete che potrebbe essere sotto il mio controllo, ma alcune volte potrebbe anche non essere sotto il mio controllo. E poi cosa dire di chi ha realizzato i moduli e le apparecchiature che io utilizzo? Devo mettere sotto controllo tutte le aziende, devo alzare enormemente l'asticella della qualità con cui loro realizzano gli strumenti. Già qui riuscite a capire, alzare enormemente l'asticella della qualità, la problematica dell'impatto sui costi. Già oggi che abbiamo esclusivamente, diciamo, la certificazione a norme 1000, la qualità per gli effetti ambientali, il costo di un apparato militare è molto più alto del costo dell'apparato civile. E se aggiungiamo altri requisiti non correttamente indirizzati, potrebbe alzare enormemente il costo. Qual è la realtà? Dice, ma è veramente questa la realtà? Beh, io cito una cosa che ho trovato sul web, che i tre quarti dei componenti dell'F-35, il DoD americano si è accorto che sono di produzione cinese. E quindi qualche analista si è chiesto, ma se qualcuno di questi componenti, ma anche uno solo, all'interno avesse un codice malevole che è dormiente e che nessuno conosce e che si attiva chissà quando, cosa potrebbe accadere? È fantascienza? Non è detto. Allora, qual è la soluzione? La soluzione, appunto, che deve tener conto dei requisiti tecnici e operativi, ma deve tener conto di quello di cui stavamo parlando questa mattina, ossia del contenimento dei costi. Secondo noi, secondo me, non è quella di
alzare l'asticella in maniera inverosimile dei requisiti, o meglio, non è quella di richiedere una protezione intrinseca di ogni singolo componente, di ogni singolo modulo, di ogni singolo equipment, fino al punto di essere quasi certo che sia inattaccabile. Continuo a dire quasi certo perché abbiamo visto che l'attacco non è detto che sia diretto, può arrivare da altre direzioni. Se un operatore poco addestrato apre un allegato o utilizza impropriamente una memoria di massa esterna infettata, nonostante la mia unità, il mio sistema certificato, questo può essere attaccato e invaso da un virus. E quindi qual è la soluzione? È possibile? Allora, io mi sono permesso di scrivere che non è fattibile, semplicemente ed esclusivamente innalzando l'asticella, perché se alziamo l'asticella ci sarà sempre qualcuno che è in grado di saltare più in alto, perché la superficie di attacco, il pattern di attacco dei miei sistemi elettronici è talmente ampio che io non posso tener conto di tutti i potenziali vettori di attacco, compresa la manutenzione, compresi i componenti, la costruzione remota di tutti i dispositivi che io utilizzo nel mio sistema. E poi soprattutto è veramente costosa, perché io ogni qualvolta faccio un aggiornamento di un hardware o di un software, devo nuovamente ricertificare al livello più alto possibile. Quindi, proprio nell'ambito della discussione di oggi, mi sento di dire che anche se fattibile, sarebbe talmente costosa che non sarebbe affordable. E quindi qual è? Ebbene, c'è una soluzione che naturalmente non garantisce mai il 100%, l'abbiamo vissuto negli ultimi settimane, ma una soluzione che abbatte pesantemente il rischio, che è quello di applicare il nuovo paradigma, che non è solo protection, security pura intrinseca, hard, ma è visibility e protection, qualcuno chiama in letteratura, da pochi mesi, da pochi anni, che non è altro che l'estrapolazione in un nuovo dominio di quello che voi applicate da sempre nei vostri domini, che è situation awareness. Io devo sapere cosa sta accadendo nella mia rete. Quindi non solo il robustimento della protezione, ma visibilità del flusso dei dati sulla mia rete. Se io riesco a controllarlo, e si fa nelle grandi reti aziendali e nelle grosse reti, mi riesco ad accorgere di anomalie sul traffico dati. E quando ci sono anomalie, io posso fare varie cose. Posso tentare di isolare la zona della rete, il nodo della rete che sembra comportarsi in maniera anomala, e lasciare lavorare tutto il resto della rete in maniera corretta. Ma posso fare anche un'altra cosa importante: posso, avendo la visibilità, tentare di capire da dove viene l'attacco, che è quello che si chiama attribution. Perché questo, secondo me, secondo noi, è uno dei primi mezzi della security, della difesa. Perché se io riesco a ripercorrere il percorso inverso dell'attacco, io posso eseguire quello che in gergo viene anche chiamato difesa attiva, nel senso posso trasferire al nodo attaccante un mio agente che possa provocare danni all'attaccante, quindi deterrenza nell'attacco, ma soprattutto avere la certezza dell'attribution, che è fondamentale per la security. E quindi, per concludere, quindi, credo di aver mantenuto le 13:30, addirittura sono stato più, così ho tempo per domande. Esatto, lei sarà premiato con delle Ok, domande. ho un grande premio. Quindi, riassumendo, abbiamo visto che, nonostante l'irrobustimento delle protezioni di qualsiasi tipo
gli attaccanti preparati riescono a introdursi dentro i miei sistemi elettronici se l'attacco è profittevole. Quindi la conclusione è: io devo alzare l'asticella a un livello tale che disincentivo l'attaccante ad entrare, quindi che non sia così profittevole. Deve investire talmente tante risorse e sforzi da renderlo poco profittevole. Ma nonostante questo, devo mettere un sistema di situation awareness, di visibilità sulle mie reti, sul sistema dei sistemi, in maniera di accorgermi di comportamenti anomali. A questo punto posso addirittura attribuire l'attacco a una sorgente e, se voglio, magari tentare di fare una difesa attiva, come diciamo noi. Tutto questo, aggiungo, ed è, diciamo, è un orgoglio anche nazionale, non solo della mia azienda, dire che in Italia ci sono realtà che sanno fare questo, e quindi è importante che queste capacità sulla difesa nazionale, secondo me, rimangano nell'ambito delle aziende e della tecnologia nazionale. Grazie mille. Grazie. Prima di offrire lo spazio almeno per una domanda, se l'è meritata tutta, volevo fare, perché se no io mi chiedo perché ci sto, una piccola considerazione. Nella sua presentazione lei, ancorché con terminologie apparentemente diverse, visibility and protection, ci sta riproponendo il concetto della situation awareness e poi la possibilità di fare il tracking. Quindi riproponiamo SSA e SST, che erano quella logica che mi aveva portato precedentemente per lo spazio a, come dire, coniugare questi due ambienti, fra quello dove c'è l'atmosfera in cui storicamente si è sempre fatta questa funzione, portarla anche sopra. Adesso abbiamo capito, e lei ci ha spiegato, almeno così ho capito io, che questo è mutuabile pure in un contesto di operational environment che non si può toccare, che è nuovo. Quindi, che è completamente nuovo. E quindi questo per me è stata una magnifica scoperta. A questo punto c'è qualcuno che si candida? Eccolo. Beh, tu com'è? Sono molto d'accordo con quello che lei ha detto. Aspetta. Relativamente alla filiera nazionale, in particolare sia nell'hardware che chiaramente poi ai sistemi di difesa. E la mia domanda, se la paragono a quanto magari è più fruibile a tutti, noi possiamo avere visibilità di un qualche cosa quando ci accorgiamo del qualche cosa. Quindi, visto che lei lavora in elettronica, quando una libreria eventualmente di guerra elettronica nel caso, ma una libreria cyber è in qualche maniera strutturata, e quindi nell'eventualità di un attacco malevolo che prevede uno zero day, come possiamo noi avere visibilità di un qualche cosa che la libreria non contemplava? Questa è la prima domanda, ma forse ci sarebbe molto da discutere al riguardo. Mi rendo conto che no. E quindi ecco, come l'elettronica o comunque la ditta parallela all'elettronica sta tentando di affrontare questa problematica. Poi lei ha detto eventualmente reingegnerizzando il percorso si può capire qual è il server o da dove parte la minaccia. Però oggi le leggi ci impediscono ad attaccare determinati server perché l'attribuzione, non lo so, se no sono ancora più contento, perché alcune cioè le leggi nazionali chiaramente fanno sì che se a me l'attacco arriva dal server che sta in, che ne so io, in Romania, e su quel server ci sono attaccate determinate reti che fanno controllo di sistemi ambientali, capisce bene che attaccare quel server diventa molto molto problematico. Ecco, se può dare giusto due indicazioni a riguardo. Allora, non ci eravamo messi d'accordo. No, prima domanda, anzi, la ringrazio perché sono veramente appropriate le domande e mi permettono di spiegare appunto due passi che forse avevo tralasciato.
Prima domanda, Zero Days e quindi librerie per confrontare e riconoscere, diciamo, l'attacco malevolo. Allora, questo è vero e questo dimostra che appunto abbiamo l'attitudine a pensare in questo modo qui, che è il modo con cui ragiona l'antivirus e il firewall. Io conosco questo un milione di potenziali attacchi, man mano che passa qualcosa li confronto le impronte digitali, libreria, se trovo qualcosa di simile, alt, questo è un attacco. Il problema è lo zero day. Lo zero day è quel tipo di virus che non è mai stato usato da nessuno, quindi nessuno conosce l'impronta digitale, la conosceranno nel momento in cui avviene il primo attacco, quindi WannaCry ormai si conosce e dopo poche ore i vari McAfee, Kaspersky hanno creato la libreria per riconoscerlo e proteggersi, e, però lo zero day non ha possibilità di detezione con la tradizionale protezione intrinseca del mio hardware e software. Devo usare un'altra protezione, la situation awareness. Mi devo accorgere che improvvisamente, WannaCry, improvvisamente il mio computer decide di iniziare a scambiare gigabyte con l'hard disk senza che nessuna applicazione interna gliel'abbia chiesto. Perché sta lavorando sul mio hard disk? Allora devo sollevare l'allarme, probabilmente il primo computer sarà compromesso perché non posso interromperlo immediatamente, ma se io riesco a isolarlo il resto della mia rete continua a funzionare. Spero di aver risposto alla prima domanda relativa allo Zero Days. La seconda è, non ricordi, era relativa... All'attacco. Adesso, lei ha ragione, non ci sono normative. Diciamo, come diceva il generale, è veramente il duale di un altro dominio della difesa tradizionale. Ahimè, per una persona che lavora nel mondo civile, per me è vietato, diciamo, andare con un fighter e tentare di sganciare una bomba, no? Probabilmente durante una guerra sarà possibile fare anche questo. Teniamo quindi attaccare l'avversario. Teniamo conto che non debbo per forza distruggere. E la difesa attiva si chiama appunto difesa attiva perché mi dà l'evidenza, anche con evidenze, diciamo, documentarie, di chi è la sorgente che ha provato ad entrare. Perché io gli... Non so, se sono sottoposto a un attacco per exfiltrare, come si dice, dati segreti del mio database, io insieme ai miei dati, se io me ne accorgo, posso fargli rubare anche un altro file che a me fa comodo e da questo io potrei tentare di riconoscere chi è l'attaccante e così via. Non è detto che debba per forza provocare danni. Ingegnere, una domanda velocissima, no? Mi chiedevo, ma questa SA Protection è un qualcosa di già esistente oppure è qualcosa che è allo studio? No, questa capacità di poter avere una situation awareness delle reti è qualcosa che è esistente e che ormai le grosse aziende, prime tra tutte le banche e comunque quelle società che hanno dei grossi database con valore molto elevato, stanno implementando. Noi la stiamo implementando in elettronica ed è un insieme di, naturalmente computer server, ma dipende dalle dimensioni della rete, e di hardware con dei probe che monitorizzano il traffico di rete e di software che danno statistiche istantanee e che in automatico il futuro sarà utilizzare l'artificial intelligence e il machine learning per addestrare il mio computer a lavorare sulla mia rete che è diversa dalla vostra. Dopo un periodo di addestramento riesce più facilmente a capire quando il traffico diventa anomalo sulla mia rete e così via su un'altra rete.